Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi vi farò vedere come farsi gioielli fai da te. Quindi seguite il tutorial. Allora, mi occorre, diciamo, un tappo e poi sto utilizzando la base Peel Off del Gel Nails at Home della Essence e in questo mio tappo andrò a mettere a versare delle gocce. Alcune più piccole, altre più grandi, alcune ovali, quindi già questo è a gusto nostro. Se nel caso faccio un piccolo errore, posso aggiustare. Allora, come sto dicendo, continuo qui a fare i miei gioielli. Eccoli qui, uno più grande, quindi devono essere così belli, belli alti, perché questo sarebbe per fare i decori in 3D. Allora, ci vuole la macchinetta apposta, io lo metto qua per un minuto e nel frattempo vi faccio vedere le mie unghie. Qua indosso lo smalto che mi hanno dato da More Pretty Store, eccolo qui, si illumina il buio. Più avanti farò un altro video con questo smalto. Allora, sto aspettando che finiscano i 60 secondi, tic-tac, è finito. E andrò a cacciarle e prendo il cleanser e andrò a sgrassarli questi qua. E come vedete, io a fianco ho fatto anche un altro un pezzetto di plastica per farvi vedere a voi che anche si possono fare e anche si staccano benissimo. Quindi si possono utilizzare tanti smalti, topper, e io qua oro. Io qua mi sono sbizzarrita un po' e vi farò vedere più avanti nel video con altri colori e altre tipologie per decorare queste palline. Allora, queste qua in pratica le possiamo mettere anche da parte. Inizio a colorare a piacere, in questo caso sto utilizzando questo topper glitterato che lo uso davvero davvero tantissimo. Poi l'altra pallina, l'altra perlina, ho deciso di decorarla in colore argento, ma penso che le immagini parlino da sole. Quindi vedrete tutti i colori che ho utilizzato, anche quelli al fluo. E questo qua sto utilizzando un topper della Essence, molto, ah no, scusate, della Chaka. E io ne ho tantissimi, tantissimi topper e queste decorazioni mi piacciono luccicose, vedete? Molto molto carino. Ecco qui, rifinisco un po'. E poi per questa qua che mi è rimasta farò il decoro, cioè dalla parte, al contrario, dalla parte piana. Quindi la prendo, dovete sgrassarla, io non ho fatto vedere per velocizzare. Quindi inizio dalla parte piana a dipingerlo, perché questo ho fatto tante prove, eppure ce lo indosso adesso, però più avanti farò vedere. Però questo è l'effetto che più mi piace quando lo dipingo, diciamo l'oro da una parte, poi dall'altra parte, vedete già è asciutto e andrò a mettere un po' di glitter, quindi si crea quell'effetto 3D molto molto carino, davvero mi piace, vedete come luccica? E mi aggiusto l'altro che veramente era un po' così, un po' non mi piaceva. Questo, il tempo di asciugatura di questo è quello, il tempo di asciugatura dello smalto. Ecco qui. Vedete come lucido? Allora, io adesso farò vedere altre prove che ho fatto con le palline più grandi. Ho utilizzato anche il foil per aggiustare questa. Si può fare. E vi metto giù sotto come attaccare il foil senza la colla e qui veramente finisco questi decori con tanti altri smalti. Questo è lo smalto fluo. Se nel caso quando li staccate rimane la pellicola potete limare. In pratica queste sono tutte quelle che ho fatto e che ho messo da parte altre. E vedete, ho fatto dei colori, uno con glitter, uno senza, in neri, colore argento, anche in bianco. E questo che vi farò vedere sono il water decals. In pratica ho preso uno, questo qua bello grosso, e dalla parte dietro, la parte piana, ho messo il water decal e ho sigillato con questo smalto trasparente. Questa è un'idea, voi potete sbizzarrirvi, vedete?
qui. Allora, anche questo sta da dietro, questo è quello, ho messo il bianco lì, il colore diciamo oro dall'altra parte, è molto molto carino. Guarda, in bianco somiglia proprio una perlina, possiamo sbizzarrirci e anche per fare le nail art in un minuto mettiamo lo smalto, tac, mettiamo una di queste, diciamo, gioiellini e la nail art è pronta. Allora, sto utilizzando il 059 di Pupo, ho cambiato smalto per farvi vedere un'altra idea e andrò a applicare il tutto con questo smaltino top che sto testando adesso, che per adesso mi sta piacendo. L'ho preso un annetto fa e fino adesso, fino all'altro ieri l'ho utilizzato per la prima volta, quindi andrò a scegliere, io scelgo questa piccolina perché come vedete le mie unghie le ho accorciate un po' e farò due idee di nail art. Allora la metto al centro che poi andrò a fare diciamo una nail art un po' più rock per le ragazze che sono un po' più hard. E allora andrò a posizionare ai quattro lati questi strass che mi sono stati inviati da More Pretty Store. Ecco qui, e diciamo che questo è una nail art, un accent, un po' più, vedete, il 3D, e un po' più rock, come ho detto prima, mi piace un sacco. Per la seconda idea di nail art, allora andrò a posizionare diciamo la stessa per le... Ah, anche questo mi piace perché si può riutilizzare, si caccia, si toglie lo smalto e si rimette un altro. Ed ecco qui la mia seconda idea, che questa davvero mi sembra molto delicata. L'ho lasciata così, soltanto un accent manicure, non ho voluto fare altro. Quindi ragazzi, io spero che queste mie idee vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, un besito e ciao, alla prossima nail art! Ragazze, non dovete perdervi il prossimo video della mia invenzione nail artosa. Dopo capirete che cosa farò con questa formina per i dolci.